È stata allestita nell'atrio dell'ospedale di Biella, dove rimarrà per tutto marzo, la mostra La musica italiana è passata di qui, gli anni d'oro del Ferragosto andornese, presentata la scorsa estate al Museo del Territorio. Una mostra che racconta gli anni d'oro del Ferragosto andornese, manifestazione che ha animato le notti estive biellesi per oltre 60 anni, concentrandosi tra il 1958 e il 1973, quando sotto la guida dell'infaticabile Efrem Galliera, carrozziere di giorno e organizzatore di spettacoli di notte, accolse le esibizioni dei più grandi artisti della canzone italiana, richiamando folle oceaniche di spettatori. Le fotografie provengono dall'archivio di Sergio Figuera, che della manifestazione fu il fotografo ufficiale, e sono state selezionate tra circa 30.000 negativi che documentano gli spettacoli che si svolsero ad Andorno in quegli anni, non solo concerti ma serate danzanti, sfilate di moda, gare sportive, feste dei bambini e la elezione di Miss Piemonte. Numerose le fotografie del pubblico, degli avventori, delle coppie danzanti che offrono un ritratto d'epoca che va dai primi anni del boom economico alla contestazione, descrivendo il cambiamento della società italiana, delle mode e dei costumi.